quello dunque che potrebbe essere chiamato il prezzo del perfezionamento spirituale? Possibilità di beatitudine e riposo spirituali, sviluppo della spiritualità che potrebbero non essere divisi con altri, viene ceduto con atto gioioso da quest'anima per una necessità della sua natura, affinché diventi proprietà comune e si diffonda nell'umanità per aiutarne l'evoluzione. Così sentiamo di certi discepoli che rinunciano al Devachan, di adepti che rinunciano al Nirvana, il che significa che hanno raggiunto un punto tale di auto-identificazione con i loro fratelli, da essere obbligati, per una divina necessità, a dividere con loro quanto hanno acquistato. La vera ricompensa per essi non consiste nella beatitudine del Devachan o nella inconcepibile gioia del Nirvana, ma l'unica gioia alla quale aspirano è quella di riversare nel bene comune tutto quanto loro appartiene, tutto quanto avrebbero potuto godere personalmente, onde aiutare l'evoluzione della massa, l'elevazione, sia pur di poco, dell'umanità di cui fanno parte. In seguito ci rendiamo conto di un'altra verità, del modo cioè in cui l'aiuto può essere dato. Quando un uomo è accasciato dalla sofferenza da lui stesso creata, quando l'azione della legge, che non può sbagliare, fa ricadere sull'anima umana dolore e sofferenza dei quali essa stessa è stata la causa, è possibile, per chi non conosce separatività, per chi ha realizzato che quest'anima sofferente e lui sono una cosa sola nel piano della realtà, è possibile non di prendere su di sé il risultato inevitabile, evitando a chi ha seminato il proprio dolore di sfuggire al raccolto, ma di stare vicino a lui nell'ora del tormento e di infondergli forza ed energia. Così, mentre il fardello è portato dal vero responsabile e la messa è raccolta da chi l'ha seminata, vengono infuse in quest'anima una nuova energia, una nuova vita, una nuova comprensione che gli permettono di compiere il suo dovere, che cambiano non il dovere, ma l'atteggiamento dell'anima nell'adempimento di esso, che cambiano non il fardello, ma la forza dell'anima nell'adempimento di esso, che cambiano non il fardello, ma la forza dell'anima nel portarlo. È una delle gioie maggiori, una delle ricompense più alte per lo spirito che tende ad elevarsi e che non chiede per sé se non il potere di servire. Il vedere che un'anima più debole, affranta dalla sua stessa debolezza, riceve da lui forza e sollievo, ed anche quella comprensione che gli infonde speranza e capacità di sopportare. L'aiuto consiste nel dare forza allo spirito fratello per superare il momento critico. Non si tratta di liberarlo dal fardello che si è procurato e che bene debba portare, ma gli viene infuso un po' di quel potere che nasce dalla comprensione della natura delle cose e che realmente cambia il peso della pena subita in tranquilla sopportazione di un ben meritato dolore, la cui lezione deve essere imparata. Un'anima così aiutata diventa serena, perfino mentre sopporta il proprio karma, e il dono che le viene fatto la rende più salda nel presente e nel futuro, perché esso appartiene alla vita divina proveniente da un piano ove tutti sono uno. In quel piano esiste una grande riserva di energia spirituale, continuamente rifornita da coloro che hanno scoperto la divina gioia del dare e che non riconoscono altra ricompensa che l'elevazione dei fratelli verso la luce da essi raggiunta. Ma se questo è vero, dunque,
cosa significa la difficoltà che tutti conosciamo, che l'aspirante ha sentito costantemente ripetere, della quale egli si rende conto quando entra negli stati probatori e che crede rappresenti tutto quanto esista dall'altro lato della porta che conduce alla corte esterna. Perché mai il sentiero è stato chiamato la via del dolore, se man mano che viene calcato diventa sempre più radioso di gioia divina? Eppure non è difficile comprendere il perché di questa frase, se si pensi a chi il sentiero deve sembrare in un primo tempo la via del dolore. Nel fatto di prendere di petto questo lato della montagna, nel volere coscientemente salire con rapidità, nella determinazione di uscire dall'evoluzione della massa del genere umano, consegue inevitabilmente lo sforzo di concentrare in poche vite quanto altrimenti sarebbe stato diluito in molte. E allora precipita sull'anima il karma del passato che ora deve essere affrontato ed esaurito in breve tempo e perciò con raddoppiata formidabile forza. Quando a tutta prima questo karma si abbatte sull'anima, rassomiglia ad una forza travolgente, ad un'energia accecante che fa sentire il dolore come mai prima era stato sentito. Ma non è veramente lo spirito che soffre, è la natura inferiore che ancora è cieca e che si sente trascinata avanti da quella superiore. Perfino nel momento della prova più amara, quando cioè tutte le cause accumulate durante le molte vite trascorse precipitano sullo spirito dell'uomo che ha osato sfidare il suo destino. Perfino in quel momento lo spirito si trova in una dimora di pace e si rallegra che si è affrettato ciò che altrimenti sarebbe durato molte vite e che in un rogo, sia pur rovente, le scorie del passato siano bruciate onde lasciarlo libero di procedere per quella via che sola gli sembra desiderabile. Così avviene che questo sentiero, guardato dal basso, è chiamato la via del dolore, anche perché nell'entrarvi gli uomini rinunciano a molte cose che agli occhi del mondo sembrano piaceri. Piaceri dei sensi, della vita mondana, godimenti di ogni specie che tanta gente crede rappresentino i fiori seminati sul sentiero della vita. Ma quell'anima che ha preso la risoluzione di salire ha perduto il gusto di tali piaceri. Essa non li desidera più, ma cerca qualcosa che non svanisca e gioie che non siano illusorie. Visto dal di fuori, il sentiero sembra la via della rinuncia, ma si tratta di una rinuncia che significa maggiore gioia, pace e felicità. Non è preferire il dolore alla gioia, ma respingere una felicità passeggera per la beatitudine eterna, rinunciare a qualcosa che può esserci tolta da qualsiasi circostanza esterna per ciò che è intimo possesso dello spirito, tesori che nessun ladro potrà mai toccare, gioie che nessun cambiamento nelle circostanze terrene potrà mai offuscare o sciupare o diminuire. E più lo spirito avanza nel sentiero, più la gioia diventa vivida. Infatti, abbiamo visto all'inizio che il dolore ha le sue fondamenta nell'ignoranza. Il dolore più acuto si fa sentire prima di aver acquisito la conoscenza, e ciò avviene a causa dell'ignoranza, della cecità. Vi è profondo dolore nel cuore di coloro i quali, forse a causa di questo stesso dolore, si danno alla ricerca del sentiero, nel vedere tanta miseria e tanto cordoglio nel mondo. Uomini, donne, fanciulli, sotto il peso di una sofferenza che sempre ritorna, secolo dopo secolo, millennio dopo millennio. Essi vedono l'umanità che soffre senza sapere perché, senza rendersi conto che è il pungolo dell'ignoranza che ferisce e che costituisce la vera essenza del dolore.
e guardando il mondo sprofondato nell'ignoranza, fra i cui tentacoli gli uomini lottano, che coloro i quali dovranno essere i salvatori dell'umanità, pervasi da pietà per tanta miseria, si sentono spinti a cercare il sentiero della liberazione. Rivedendo la storia dei grandi esseri e meditando su certi lati della loro vita fra gli uomini, quali si possono trovare nella storia o nella tradizione, non siete mai stati colpiti dal fatto che l'agonia da essi subita aveva sempre avuto luogo prima che vedessero la luce? Che tale agonia era il risultato della disperazione, il riflesso del dolore che essi sapevano esistere, ma di cui sfuggiva loro la causa, del dolore che sentivano, ma di cui ignoravano il rimedio. Prendete ad esempio il dolore dell'uomo divino che milioni di uomini oggi considerano come il più elevato e il più sublime, il fiore stesso dell'umanità, il Buddha. Ora adorato da un terzo del genere umano. Rammenterete come egli andasse cercando la sorgente del dolore, come si rammaricasse dell'ignoranza e della miseria del mondo, senza che vedesse quale rimedio trovare al dolore. Si sottopose a sofferenze, penitenze e privazioni, rinunciò a moglie, figlio, palazzo, vita familiare e regno. E se ne andò con la sola ciotola del mendicante nel fitto della giungla, lontano dal consorzio umano. E sempre il cuore gli pesava nel petto e i suoi occhi erano velati. Egli non sapeva, è scritto, come salvare il mondo e non poteva avere pace finché il mondo soffriva. Affrontò molti pericoli, si impose molte penitenze, molte mortificazioni corporali e si desolò per la ristrettezza della propria mente che voleva comprendere senza riuscirvi. E finalmente, mentre sedeva sotto l'albero, gli venne l'illuminazione e allora conobbe la causa del dolore. Fu la fine dei tormenti e la gioia lo invase. Le parole che gli uscirono dalle labbra e che sono pervenute a noi attraverso i secoli come rintocchi di campane sono un grido di trionfo, di gioia, di felicità che oramai nulla potrà cambiare mai più. Ricordate senza dubbio come si espresse un poeta inglese nel dar voce alle sue parole, che insegnano come l'ignoranza sia la causa di tutti i dolori e come la conoscenza ci dia la visione e prepari la strada alla gioia. Io, Buddha, che piansi per le lacrime di tutti i miei fratelli, che ebbi il cuore spezzato dal dolore di tutto il mondo, ora rido e sono lieto perché esiste la libertà. Libertà, questa è gioia. Le lacrime provenivano dall'ignoranza, dalla cecità. Il cuore era spezzato dal cordoglio del mondo, come anche oggi i cuori degli uomini continuano ad essere spezzati perché non sanno. Ma esiste la liberazione e il suo messaggio è il seguente. La causa di ogni dolore esiste in noi, non nell'universo. Esiste nella nostra ignoranza, non nella natura delle cose. Esiste nella nostra cecità, non nella vita. E così succede che quando viene la luce, anche la libertà viene con essa, e la gioia, e il riso, come avvenne all'uomo diventato divino. Perché la luce divina ha illuminato il suo spirito. Egli è l'illuminato. Il saggio, e per il saggio non c'è dolore. Per lo spirito divinamente illuminato, il cordoglio è morto per sempre.